Vediamo cos'è il valore di un pip nel mercato del Forex. Nel Forex è uso comune chiamare i pips, che è l'acronimo di percentuale in punti, la più piccola variazione possibile che una coppia di valute può subire. È quindi una unità di misura, un'unità di misura che ci indica quella che è la variazione del prezzo in modo molto sintetico. Ad esempio, se il cambio euro-dollaro si apprezza e quindi sale da 1,0803 a 1,0804, diremo che è salito di un pip. Facciamo subito un esempio. Valutiamo un'operazione su euro-dollaro. Supponiamo di essere entrati a mercato con una visione rialzista e quindi abbiamo preso una posizione long, e cioè abbiamo effettuato un acquisto di euro-dollaro. E supponiamo di aver acquistato un lotto di euro-dollaro. Cos'è un lotto? È anch'esso un'unità di misura e indica la quantità standard di un contratto in valuta base. Quindi un lotto di euro-dollaro vale 100.000 dollari americani. Ora supponiamo, per semplificare il calcolo, che non ci siano in gioco né commissioni né lo spread, abbiamo effettivamente guadagnato un pip con la nostra operazione. Quindi abbiamo detto che il nostro lotto vale 100.000 dollari e sappiamo che l'unità di base del cambio euro-dollaro è appunto il dollaro. L'operazione quindi è molto semplice, 100.000 dollari per 0,0001 ed abbiamo tanti zeri, quante sono le cifre fino a raggiungere l'ultima che è appunto il nostro pip. Facendo questa moltiplicazione ci troviamo ad un valore di 10 dollari per un pip. A questo punto però, avendo noi il conto in euro, dobbiamo convertire questi 10 dollari in euro. Come avviene la conversione? Avviene appunto al tasso di cambio attuale. Se dovessimo trovarci con un cambio euro-dollaro a 1,0804, questi 10 dollari convertiti a questo valore ci darebbe il valore del nostro pip in euro. Per operare sul Forex, però, non è necessario dover acquistare ogni volta un contratto intero, cioè un lotto intero da 100.000 dollari, ma è stato appunto reso possibile dai vari broker operare con delle frazioni di quel contratto. Quindi il contratto viene suddiviso per 10 e per 100. Quindi per acquistare o vendere non più 100.000 dollari, ma 10.000 dollari, utilizzeremo come quantità che andiamo a immettere sulla piattaforma 0,10, e cioè un mini lotto. Su alcune piattaforme invece troveremo 10K, cioè 10.000, e rappresenta appunto il 10% del lotto intero. Mentre per acquistare o vendere 1.000 dollari utilizzeremo 0,01 di un lotto, che viene appunto chiamato il microlotto. Quindi ricapitolando, se acquistiamo un lotto, stiamo operando su una base di 100.000 dollari. Se viceversa acquistiamo un mini lotto, parliamo di 10.000 dollari, un microlotto parliamo di 1.000 dollari. Quando facciamo le nostre operazioni sulle piattaforme che ci offrono il broker, ovviamente i numeri che andremo a visualizzare saranno quasi certamente in valuta, del nostro conto. Quindi è la piattaforma stessa che si occupa di effettuare la conversione della nostra valuta in modo immediato, il che ci semplifica un po' la vita. Ma per aprire una posizione del valore di 100.000 dollari o di 10.000 dollari o di 1.000 dollari, è necessario avere sul conto tutti questi soldi? Beh, evidentemente no, perché i broker ci consentono di utilizzare i cosiddetti margini e quindi di disporre sul nostro conto soltanto di una piccola parte del denaro necessario ad aprire quelle posizioni. Nel prossimo appuntamento, infatti, introdurremo il concetto di leva finanziaria.